cosa fare a Ferrara? Noi con i vostri consigli siamo partiti dal castello Estense di Ferrara, che si trova proprio in centro alla città, vicino a piazza Trento Trieste. Lì vicino c'è il quartiere medievale che, con i suoi vecchi edifici che hanno mantenuto la loro struttura originaria, conserva le memorie di una comunità ebraica tra le più antiche d'Italia. Siamo passati anche per Via delle Volte, dove davvero ti sembra di essere tornati nel Medioevo. Ma una chiesa che è diventata un cinema a luci rosse, l'avete mai vista? Si trova in via Porta San Pietro e ormai sì, ha chiuso. Oggi siamo fermati per un pranzetto con formaggi e salumi. Il centro storico di Ferrara è circondato da mura lunghe ben 9 km e noi ce le siamo non tutte girate in monopattino. Per rilassarci un po' abbiamo poi attraversato la città e siamo andati al Parco Massari, per poi concludere la giornata a vedere il Palazzo di Diamanti, chiamato così perché è rivestito di marmo a forma di diamante. Salva il video per la tua prossima gita a Ferrara!